Ragazzi, volevo solo avvertirvi che io stasera non sarò più in collegamento con l'isola perché io sono una persona onesta e leale, quindi ho deciso di non collegarmi. Buona puntata. Ragazzi, eccomi, scusate lo sfogo, ma purtroppo sono delusa, triste, amareggiata e incazzata nera, incazzata sempre nei confronti della vita che è ingiusta. È ingiusta perché io ho dovuto abbandonare l'isola in quanto sapevo che il programma durava fino al 23 e non sapevo neanche di arrivare fino a quel giorno. Per me è stata la finale perché doveva essere quel giorno. Quando hanno deciso di prolungare il programma, purtroppo io sapevo di non poter rimanere per cause mie personali e quindi mi sembrava di aver lottato per il nulla. E per me l'unica speranza era Edoardo. Ho convinto Edoardo a rimanere perché anche lui non riusciva più a stare, stava malissimo, anche se voi nel programma ci vedevate sempre ridere e scherzare, comunque è un programma veramente tosto, dove non mangi, quindi patisci la fame, patisci la lontananza, la mancanza dei tuoi cari, la noia delle giornate interminabili, il sonno, il non dormire, il non poterti lavare, non avere nessun contatto con l'esterno, non avere nulla che possa servirti per ripararti dal freddo, dalla pioggia, da qualsiasi cosa. Quindi, sapere di aver lottato per una causa, perché comunque è lavoro ed è ovvio che ci si va per soldi sperando di vincere, di arrivare alla fine. E boh, io speravo tanto in Edoardo perché ho detto rimane lì, almeno lui mi darà soddisfazione, potrà essere la mia rivincita. E invece niente. La sfiga ha voluto che si facesse male a 7 giorni prima della finale, dove per me è stato il vincitore morale di quest'isola, che avrebbe addirittura potuto vincere, quindi non avere neanche la possibilità di arrivare alla fine. E poi magari vinceva un'altra persona, andava benissimo uguale, saremmo stati contenti, però almeno esaudire il suo sogno di vedersi lì sul podio, di vedersi sulla tarima con i suoi due amici. Nel sogno c'ero anch'io, ma purtroppo ahimè, anche per me è andata così. E vabbè, ragazzi miei, questa è la vita, questa è la nostra vita. Arrivare a un millimetro dalla felicità per poi vederla andare in fumo così. Però posso dire una cosa, per me e per tutta la gente che mi scrive, che mi ferma, Edoardo è stato il vero vincitore dell'isola, quindi io sono fiera e orgogliosa di tutto il percorso che ha fatto. Però dico anche, sei stato su una cazzo de stuoia per 2 mesi, ma proprio modo, e Anna a fare escursioni col caiuco. T'aspetto, va, fratellone mio, sbrigati e riaccendi pure il cellulare, va.